Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Neopadri. Oggi vi andrò a parlare di un rapporto molto molto particolare, quello tra voi e la cacca del vostro bebè. Senza fasciatoio, come faccio? Perché può capitare di non trovarvi in casa quando il vostro bebè ha il pannolino pieno. E allora, come agire? Bisogna innanzitutto essere preparati. Non dovete mai dare per scontato che ci siano sistemazioni disponibili. Ad esempio, ma sì, andiamo in quel ristorante tanto rinomato, ti pare che non c'è un fasciatoio nel bagno? Molto spesso i ristoranti più rinomati sono anche i più vecchi e quindi magari non hanno lo spazio per allestire un piccolo fasciatoio. Quindi è importante che non diate mai per scontato che vi sia un fasciatoio. Portate sempre con voi poi degli abiti di ricambio in caso di esplosione di cacca. Per i bambini che utilizzano ancora delle tutine, quei lembi che ci sono sulle spalline non sono soltanto per bellezza, ma servono per far sfilare le braccia al neonato e far uscire il vestitino da sotto le gambe, perché se il bambino è pieno di cacca e andate a tirare in alto il vestito magari sporco, rischiate di sporcargli la faccia e i capelli del suo stesso sterco. È importantissimo portare con voi delle salviettine umidificate per utilizzarle per pulire le superfici prima e dopo l'uso. Una cosa a cui molti non pensano è di portare con voi dei sacchetti dell'immondizia. Non mi riferisco a quei sacchi grossi condominiali, ma dei piccoli sacchetti profumati, in modo che il pannolino, una volta cambiato, il pannolino usato possa essere messo dentro il sacchetto e poi buttato. Molto spesso vengono buttati pannolini sporchi all'interno di secchi dei bagni pubblici e vi garantisco che entrare in un bagno pubblico dove sono stati buttati dei pannolini sporchi senza una bustina del genere fa veramente schifo. Assicuratevi poi che il pannolino del vostro bebè entri alla perfezione, perché può capitare che il vostro bebè crescendo si trova magari fra due taglie. Quindi se è troppo piccola cercate di allargare bene le alette elastiche, se è troppo grande cercate di stringerlo bene, altrimenti vi ritrovate sommersi anche voi dalla cacca. Se poi avete intenzione di restare fuori per un po', vi consiglio di trovare delle sistemazioni per famiglie, perché magari sono strutture più adeguate per il vostro bebè e anche per voi e per il vostro comfort. Se infine siete in giro con i più piccoli, pianificate benissimo i vostri spostamenti. Questo non solo aiuta a cambiare i pannolini, ma aiuta anche a prevenire i capricci. Ci sono poi delle note speciali per i viaggi in strada. Quando siete in casa, vi consiglio, iniziate a praticare il cambio del pannolino in situazioni scomode. Se poi sapete che il vostro bebè fa la cacca magari un po' di più dopo aver mangiato un certo omogenizzato e dovete mettervi in viaggio, cercate di non dargli da mangiare quel tipo di omogenizzato, tipo la prugna, no? Evitate poi il consumo eccessivo di alcol quando viaggiate su strada. Non per voi, per il vostro bebè, perché se il vino non lo reggete, l'uva è meglio mangiarla a chicchi. Queste erano soltanto delle premesse. Ora, se avete fatto tutto il possibile, avete pianificato tutto alla perfezione, avete scelto un posto per le famiglie, vi siete allenati, avete fatto tutto alla perfezione, vi capita di essere in un ristorante che semplicemente non ha il fasciatoio. Che cosa fate? Innanzitutto chiedete aiuto a un cameriere. Lui vi saprà indicare il posto adatto per cambiare il vostro bebè. Se è disponibile un bancone del bagno, appoggiatecelo sopra e mettete sotto un telo o un asciugamano, mi raccomando. Dopo ovviamente aver pulito con una salvietta umidificata. Normalmente si potrebbe anche trovare nel bagno delle donne però un piccolo salottino pre-bagno. Lì potete mettervi su una panchina e cambiare il vostro bebè. Ma che cosa fare se nulla nel bagno è adatto? Caso estremo, aspettate e andate a casa. Anche un pannolino puzzolente può aspettare. Provate in un'attività vicina, se magari vi trovate in un tipo di centro commerciale, oppure potete andare in un centro commerciale vicino. Di solito sono strutture un po' più organizzate. Potete sempre comunque usare le vostre gambe come piano d'appoggio. Funziona con i bambini più piccoli, un po' più difficile con quelli più grandi. Se avete con voi il passeggino, potete utilizzarlo in posizione reclinata. Se il bambino poi è in un seggiolino auto, potete utilizzare un sedile. Se neanche questo è possibile, potete mettere una coperta e magari mettervi in una zona erbosa vicino a voi. Quante opzioni ci sono per cambiare il bambino in macchina? Potete posare il bebè in uno dei sedili aggiuntivi della macchina. Se non c'è nessun posto extra, starete fuori dalla macchina e gli darete il vostro. Oppure una soluzione un po' più comoda potrebbe essere utilizzare il bagagliaio della vostra macchina. Ma mi direte voi, e quando fa freddo, come faccio a cambiare mio figlio all'aperto? C'è un sistema, l'ho utilizzato una volta sola e non è successo nulla. Come spero anche a voi capiti una volta sola di doverlo fare. Provate a togliere i pantaloni il più possibile e avvolgerglieli intorno alla vita. Non gli si raffredderà il culetto nei 2-3 minuti in cui sta scoperto. Ma ammettiamo che sei fuori, sei allo zoo, in spiaggia, in un parco. Cosa fai? Puoi innanzitutto utilizzare un asciugamano o una coperta come fasciatoio.
Questo è un consiglio che vi do: portatevi sempre un asciugamano in più, una coperta in più nella vostra macchina o nella vostra borsa. E mi raccomando, non lasciate mai la spazzatura in giro, portatela con voi se non avete altra scelta. Come assoluta ultima risorsa, non usate mai un tavolo, né un tavolo da ristorante né un tavolo da picnic. Se c'è una piccola, remota possibilità che qualcuno si sieda a quel tavolo e vi possa mangiare, non usate quel tavolo. Assicuratevi che non ci sia nessuno vicino a voi e che nessuno stia mangiando vicino a voi. Dovete proteggere la vista del sederino del vostro bebè. Non deve essere esposto al mondo. Seriamente, il pudore è la cosa al 100% da tutelare. Se qualcuno vi becca mentre state facendo il cambio del pannolino, non siate conflittuali, spiegate la situazione. Non c'è assolutamente nessuna ragione per cui un cambio di pannolino possa degenerare in una discussione. Siate educati, chiedete scusa se avete offeso qualcuno. Queste che vi ho raccontato sono soluzioni che possono tornarvi utili in caso di assenza di un fasciatoio e mentre non siete a casa. Importantissimo comunque pianificare le vostre uscite, pianificare le uscite con il vostro bebè e restare sempre preparati ad ogni evenienza. Se vi è capitato qualche episodio comico, raccontatemelo nei commenti, vi invito a mettere un like e vi invito a condividere questo video sui social per poter aiutare tanti altri neopadri. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!